Stefano Donati, presidente Circle Tennis Castiglione, oggi a Castiglione della Pescaglia, una bellissima giornata di gare con il torneo giovanile WISP. Presidente, tre campi, tanti bambini, tante famiglie, meglio di così è difficile da chiedere una giornata di sport. Sì, in effetti siamo stati fortunati anche perché chiaramente avendo la struttura con i campi scoperti, le condizioni atmosferiche sono necessarie perché tutto si svolga bene. E in effetti c'è stata un'adesione molto sentita da parte dei genitori, dei bambini e siamo veramente contenti perché è una nuova esperienza. Noi siamo affiliati FIT, probabilmente il prossimo anno decideremo anche di affiliarci con la WISP perché vediamo che effettivamente la cosa è molto seguita da parte di tutti, insomma. Quindi è un'opportunità anche per il circolo di far conoscere e soprattutto di organizzare delle giornate come oggi. Presidente, è un'opportunità per il circolo di farsi conoscere, tra l'altro attraverso i bambini, attraverso lo sport di base, lo sport amatoriale, quindi un modo per aprirsi anche al resto della provincia. Certamente, certamente perché tutte le strutture come le nostre devono necessariamente investire sui bambini, perché è l'unica, diciamo, dovrebbe essere l'interesse primario di tutte le associazioni, perché se non c'è attività giovanile poi cade tutto. Juanita Nesti, ex campionessa italiana, ex numero 1 in Italia, oggi è tra virgolette solo una maestra del Circolo Tennis Castiglione, ma tra virgolette perché in realtà è un ruolo molto importante il suo. E Juanita, quanto è importante vedere così tanti bambini in campo oggi in una giornata così bella nel Circolo Tennis Castiglione? È importante per dare vita sia al circolo sia agli altri circoli della provincia perché ci uniamo in questi tornei di modo che tutti giochino a tutti i livelli.